Nico Bernardo, peccato non essere stato in campo con i tuoi compagni. Tu un derby lo hai vinto all'andata, questa volta però l'hai solo potuto vedere dalla tribuna. Sì, purtroppo l'infortunio mercoledì mi ha impedito di essere presente oggi. Speriamo di recuperare il prima possibile per le gare future, perché abbiamo ancora tanta strada da fare per la salvezza. Oggi 3 punti sperati, sinceramente vincere qua contro una squadra del genere è veramente un'impresa. Adesso ci prendiamo questi 3 punti, ci godiamo la vittoria e saremo sicuramente martedì a preparare al meglio la gara casalinga di domenica prossima. Ad inizio stagione eravate praticamente delle ufidane, la squadra forse Materasso. 4 derby, 3 vittorie ed un pareggio, l'avreste mai detto? Ma sicuramente vedendo anche la forza delle altre squadre, Granese e Grutta, sicuramente no. Però non lo so, forse queste partite ci caricano particolarmente, sono abbastanza sentite da tutte e due le parti, quindi per noi sicuramente sono punti fondamentali, non l'avevamo messo a calendario, quindi oggi sicuramente sono 6 punti, non 3, quindi siamo contenti, speriamo di recuperare qualche altro acciaccato e ci prepariamo al meglio per il proseguo del campionato. Manca l'aritmetica, però una vittoria del genere forse aumenta in maniera esponenziale la consapevolezza delle vostre forze. Ma sicuramente, oggi ci ha dato tanta autostima, tanta fiducia e forse abbiamo capito anche qual è la vera forza dell'Ariano. Nei nostri mezzi crediamo sicuramente di più con queste partite. Adesso bisogna solo continuare a lavorare e non cullarci su questi risultati che sono importanti, ma non ci hanno ancora permesso di raggiungere la salvezza matematica. Quindi quando la matematica ci darà ragione, allora a quel punto sarà tutto più bello e potremo festeggiare, sperando di almeno io recuperare per stare insieme ai miei compagni.